Grazie, benvenute o bentornate sul canale. Oggi andremo a provare un accessorio molto particolare perché è molto chiacchierato su Instagram. Io l'ho visto parecchi mesi fa e infatti ho questo prodotto da più di un mese, solo che aspettavo che me ne arrivasse un altro che si utilizza insieme, altrimenti questo prodotto è molto pericoloso, per cui mi ritrovo qui adesso a farvi vedere il suo utilizzo. Di che prodotto sto parlando? Sto parlando di questo arricciacapelli, questo qui, molto particolare perché, come potete vedere, ha la parte in cui voi andate a rotolare i vostri capelli molto piccola, che vi permette di avere appunto questo effetto riccio naturale. Almeno dai video che ho visto su Instagram e su YouTube era così, ma ovviamente dovremo andare a capire se effettivamente abbiamo questo effetto o meno. Questo in particolare è della brand Lee Stanford, so che anche Babyliss, se non erro, ma non so se si trova in Italia, ha fatto un arricciacapelli di questo tipo, ma comunque questo è super economico. Tra l'altro ha diciamo lo stecco, chiamiamolo così, in ceramica, raggiunge 200 gradi di temperatura, non potete regolare la temperatura e tra le mani è molto cheap, nel senso che è molto molto plasticoso. Non ricordo quanto l'ho pagato, però comunque è molto economico e sono curiosissima veramente di vedere il risultato finale, perché secondo me se è come nei video, la cosa quanto preoccupante. Qui avete il LED che si illumina, non so se riuscite a vederlo, e ha una sezione squadrata, quindi non è tondo, molto plastica, però vediamo se fa quello che promette. Il prodotto invece che mi è arrivato in ritardo e che è molto utile sono questi guanti termoprotettivi di questo brand qui, anche questi li ho presi su Amazon. Era molto importante che io avessi questi guanti, perché con questi aggeggi qui veramente rischiate di bruciarvi anche l'anima. Infatti io qui, non so se riuscite a vedere, ho una macchia di quasi un anno fa che non va più via per colpa di questi aggeggi. Tra l'altro io qui fa un caldo atroce, più questo ferro e questi guanti muoio. Questi guantini qua hanno un'ulteriore protezione sulle punte delle dita, perché appunto quando andate a prendere la ciocca, la punta delle dita è molto vicino al vostro arricciacapelli, per cui avere un'ulteriore protezione qui è molto importante. Il segreto secondo me, almeno da quello che ho visto, per ottenere questo riccio molto riccio è quello di andare a prendere piccole piccole ciocche. In questo modo avrete l'effetto un po' più riccio. Quindi prendiamo una piccola ciocca e procediamo. Spero di non fare la fine di quella ragazzina che perde la ciocca mentre si passa l'arricciacapelli. Se no, cioè ragazzi, abbiamo un altro video virale. Allora, andiamo. Paura. Allora, vediamo. Oh mio Dio, li avrò così corti, no? Ah, se mi arrivano di qua farò troppo ridere. Farò riderissimo. Paolo che spia, cosa spii tu? Cosa verrà mai fuori una volta aperti questi ricci? Un casino. Allora, la cosa che sicuramente è una nota negativa, se così si può dire, è che impiegate veramente tanto tempo, perché appunto dovete prendere le ciocche piccoline, per cui il tempo che impiegate a fare i ricci ovviamente è maggiore. Cercando di prenderlo più dell'attaccatura adesso, perché così ho un riccio abbastanza uniforme, non mi viene la radice liscia e il riccio riccio sotto. Sfiliamo. Comunque ottimi questi guanti, mamma mia, non sento nulla. Comunque li fa abbastanza velocemente, nel senso che il calore 10 secondi e già avete questo effetto. Ti faccio vedere adesso di nuovo. Ok, contiamo fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vediamo, 10 secondi, toh, voilà, il nostro ricciolino. Siccome è un lavoro molto lungo, ovviamente a voi poco interessa, io procedo con la realizzazione di tutta la testa
e ci vediamo con l'ultima ciocca. Ragazze, eccoci all'ultima ciocca. Alcune le ho fatte un po' più grosse perché altrimenti non finivamo più. Ok, ultima ciocca. Ok, la sfiliamo. E voilà. Paolo, oh. Vuoi ridere? Cazzo, siamo quelle bamboline di porcellana. Hai visto Morris? Hai visto? Che vuoi tu che sei qua? Questo è il risultato finale. Io mi sento tanto bambola di porcellana con questi capelli così. Ora si sono raffreddati, sono leggermente tiepidi, però il bello viene adesso perché dobbiamo aprirli e vedere quale scossa elettrica si sia impossessata di me. Questo è il momento sbagliato per entrare in scena, Morris. Dai, vieni a salutare, ciao, sali. Eccoci! Ciao a tutti, sono un po' zozzino perché ho giocato ho giocato nella terra e sono tutto zozzo. Dai, vai giù, dai, vai. Vai da Paolo, vai. Bravo amore mio, bravo. È il metodo migliore per aprire questi capelli e a testa in giù. Spero che riuscite a vedere quello che sto per fare. Vado, eh. Aiuto. Oh madonna santa, cosa sta succedendo? Apriamo, apriamo. È difficile aprirle sti capelli. Madonna, aiuto. Non lasciami stare, che è un momento molto delicato, Boris. È un momento super delicato, Boris. Siete pronte? Oh, ma no! Aiuto! Paolo, ti prego! Oh, sembra naturale, assurdo. No? Spettacolo. No, raga, sono bellissimi. Oh, madonna. Felice. Mi fa strano vedermi quasi riccia naturale, perché l'effetto è appunto quello. Questi sono venuti un po' più lunghi perché li ho presi, cioè li ho fatti più grosse e quindi sono venuti un po' più lunghi, però poi quando scendono un po' sicuramente l'effetto sarà diverso. Pure Paolo approva. Paolo, approvi? Eh? Approvi questi capelli? Sì. Paolo approva. La spina è una spina di questo tipo. Non è quella tonda. Cioè qui non è tondo, ma è dritto. E questi sono così. E io ho utilizzato un adattatore di questo tipo. Che tra l'altro questo mi era stato regalato gentilmente da Giuliana Makeup Delight un evento Onyx, se non erro, non mi ricordo bene. Grazie Giuliana, perché mi sta davvero servendo tantissimo. E a questo poi ci attacco l'adattatore classico per la nostra spina italiana. E quindi tutto questo ambaradam. La riccia capelli in sé è questo che vi ho fatto vedere prima, in ceramica. Ha anche il cordino, che il filo che gira, per cui non vi si annoda. E mi raccomando ragazze, è molto importante, usate i guantini che vi proteggono dal calore, perché assolutamente è una cosa che dovete utilizzare, perché realmente vi fate male. Io spero che questa novità vi sia piaciuta, io sono contentissima, mi piacciono da morire, sembra che ho fatto la permanente, ma in realtà no, e quindi sono felice, troppo felice. Fatemi sapere con un commento qui sotto se vi piace l'effetto e cosa ne pensate di questo arricciacapelli, perché è davvero super economico. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video.